Quando si parla di quei due sul server, si parla principalmente e inspiegabilmente di giochi brutti. Sarà che ormai sono quasi 10 anni e i giochi brutti sono passati sotto queste bracci, queste dita. E uno di quelli che è rimasto più impresso è sicuramente Dark Shadow, insieme a Booncutter, che avete già ampiamente rivisto, insieme a tanti altri che invece devono ancora venire. Ora, il punto è che la memoria è strana. Tu sperimenti qualcosa, ti colpisce e poi col tempo il ricordo si lega anche all'atmosfera di quel periodo della tua vita, alle soddisfazioni o alla spensieratezza di quel periodo. Quindi quando tutti quanti ci dicevano ma non ne fanno più di giochi come Dark Shadow, portavamo dei giochi di merda, brutti, e tutti a dire eh sì, però Dark Shadows, noi avevamo un po' perso lo smalto. No, avevamo perso il riferimento. Cioè, quando dicevano, però Dark Shadow, dicevano, ma come Dark Shadow? Guardate che merda che vi abbiamo portato, guardate sto gioco quanto fa schifo. Dark Shadow. Mo abbiamo rigiocato Dark Shadows e ragazzi, avevate ragione. Cioè, roba così non l'abbiamo giocata più. Madonna. Che scheda c'è qua? La 380. Però è la TI, capito? Se mi sei colpa tua, vai sempre a risparmio. Il tasto C per buggare. Cioè, quello mi era rimasto impresso. Infatti, ti ricordi, vicino ai muri devi andare e premi C tante volte. Certi ricordi non si scordano mai. Sei uscito fuori dal castello, non rientrerai mai più. Sei fuori dalla mappa. C'è uno sviluppatore che ti mette il tasto C per oltrepassare di pochissimo, qualora tu ti bloccassi tra le rocce, eccetera, eccetera, non ha calcolato che si potesse buggare il gioco semplicemente premendo in continuazione C e entrando magari laddove tu non dovevi. L'unica cosa che puoi fare è uscire fuori dalla mappa da giù. E morire. Vai giù e premi C, vedi se tu fuori. No, ci vuole un muro. Vabbè, posso uscire dalla mappa passando da qui. Ciao castello, ci vediamo presto. E guarda quel castello da sotto, ma è bello, è un buco. Guarda la luna appiccicata. La luna sta sopra alcune cose. Ma che mappa c'è? Cioè, dobbiamo scoprire che cos'è quella cosa là. Questo dobbiamo scoprire. Ma che cazzo ne so? Mi sa che dobbiamo iniziare da campo. Che è successo? No, Che è successo? Il filmato iniziale. No. Metti il load. Bene. Ma no, dovevamo salvare. No. E questa è colpa tua che vuoi provare sempre le cose per buggare. Vaffanculo. Io ti dico no e tu vaffanculo. Allora dobbiamo salvare ogni 5 secondi. Cazzo, buoni di visti. Ah, 2014. Dark Shadows è del 2014. Che facevi nel 2014? Non mi ricordo, però avevamo aperto da poco questo canale. 2 anni. Sì, da 2 anni e il mondo stava cambiando. Si sentiva poco parlare ancora di Bitcoin che stava intorno ai 500 euro. Vedi, se ne avessi comprato uno adesso avresti 20.000 euro più o meno. Stavo facendo il conto, ci stavo arrivando, 20.000 euro più o meno. Comunque ragazzi, questo video è in collaborazione con Young Platform, che è un exchange 100% italiano che si interfaccia con banche 100% italiane. Ok, con Young Platform puoi comprare e vendere le cripto e inoltre hai un'altra applicazione che si chiama Step, dove puoi imparare le basi delle cripto. Non solo, hanno fatto una bella collaborazione con Giovanni Mucciaccia come Crypto Attack. Sì, ci sono tante cose belle da fare, testi, video, c'è un'academy dentro questo Step e c'è anche una cosa carina che a noi piace molto, cioè camminando puoi guadagnare un credito, piano piano, passo dopo passo, quiz dopo quiz, puoi guadagnare la tua prima criptovaluta. Sì, che è la Young, la cripto proprio di Young Platform, che si può collezionare anche con i quiz. Se volete passare subito all'azione potete usare Young Platform Exchange, con cui ovviamente acquistare le vostre cripto, passare quindi all'azione, e c'è anche la funzione salvadanaio, che serve?
a fare acquisti ricorrenti senza che state voi tutte le volte a controllare, perché altrimenti vi fate prendere dalla smania. Cioè, questa cosa se la gestisce autonomamente e non ti fai prendere dalla FOMO. Nel link in descrizione potete avere accesso sia direttamente all'exchange con un bonus di fino a 25 euro, che trovate un altro link invece che vi porta direttamente a Step. Bravo. Qui c'è una chiave da queste parti qui. Non so se è questa stanza o un'altra. Stai attento a quello che fai. Questi dai grandi poteri ti arrivano grande responsabilità. Si vede un cazzo incredibile. Vai avanti. Ah, vai, questo c'è bisogno della chiave, mi raccomando. Allora, io posso capire durante una fase di sviluppo, tu mi dici, metto un tasto, un panic button, nel caso mi si blocchi il personaggio. Ok, in fase di sviluppo però. Però non ci sta che dopo la release ufficiale tu mi lasci un tasto così pericoloso. Quanto pericoloso? Così pericoloso che a me è cominciato a venire il dubbio che in Dark Shadows, avendo noi abusato fin dalla prima volta di questo tasto C, siamo sempre stati sprovvisti di un qualcosa di essenziale, tipo uno scudo. Perché è incredibile il sistema di combattimento. Cioè, non è possibile che io do un colpo, lui mi dà un colpo, io do un colpo, lui mi dà un... Ci dovrà essere uno scudo. E credo che noi l'abbiamo sempre lasciato nel primo stage. No, perché siamo passati sopra tantissimi scudi e nel primo stage ti dice soltanto prendi la spada. Oh, la spada, eccola. Bravo, adesso. Così. Ma tu non puoi mettere il tasto C per buggare nei giochi? Ah, mi ricordavo che finiva col corridoio finto. Ora, sta di fatto che dopo aver superato in maniera illegale il primo stage, siamo arrivati al secondo stage. Impossibile da superare in maniera illegale, ahimè. Perché il gioco è ovviamente un tunnel, nemmeno troppo grande di questo tunnel, ma sicuramente buio, e tu per andare avanti devi uccidere ogni nemico. Quando lui dice che non è un posto grande, intende dire che è un posto semplicissimo, fatto da pochi ambienti, ma tutti sono grossi come uno stadio di calcio, inutilmente grossi come uno stadio di calcio, non ci sono neanche dislivelli, è tutto in piano, è tutto desolante, è tutto vuoto. E una volta che c'è qualcosa, quella cosa ti vuole uccidere e stop. È incredibile, ragazzi. È uno dei giochi più disastrosi che abbiamo. Ah! Cazzo, ecco. Ho cagato solo. Vabbè, però. Ma questo ti ammazza, eh. Devi salvare, non salva automaticamente a suo livello. Ho capito, però non è che gli posso fare. Bravo, salvami. Amore di Gesù Cristo. Ti vedo un po' paranoico, se posso dire. No, che è riniziata da capo. No, scherzavo. Bellissimo. Mi ricordavo. Bellissimo il gradino. Attento. Stai attento. Hai pochino, hai una vita praticamente. Un colpo e ti segano. Non fare lo sborone. No, temo che non li prendo. Sembrano una mandria di bufali. Buono. Bravissimo. Però io proverei a sorpassarlo, tanto abbiamo la salvataggio. Vai contro, vagli dietro. Abbiamo superato questa parte qua. Sì. Siamo arrivati a un cancello che doveva essere chiuso e ci siamo passati con la C. Un cancelletto di legno.
sto aggrando chiunque. Allora, questo mondo di gioco è enorme. Sì, ma enorme. Veramente. Va buono, non ce la faremo mai più. Io, ragazzi, è pesantissimo. Quella, quella. Questa si chiama roccia, ma è un vantaggio tattico. Ma devono venire uccisi tutti quanti? Ma lo stai fregando? Sì. Se senti il rumore vuol dire che gli arrivano i colpi. Ma non è quanto è inutile sta roba. È proprio brutta. No, stai attento. Comunque, chiunque abbia fatto sto gioco ci stava credendo un botto. Come ci fai a credere? Secondo te stiamo per finirlo? Che palle, due. No, senti, io vado avanti. Cioè, ma non può essere che dobbiamo uccidere tutta sta gente. Poi con sti tempi. C'è il martello, non è che devi prendere il martello. Brutto il martello, non me lo ricordavo così brutto. È veramente un parallelepipedo deformato. Before breakthrough you should get rid of the run. No! No! Prova a uscire. No! Comunque all'epoca avevamo molta più pazienza perché siamo riusciti ad arrivare molto più avanti. Stasera Nicola ha subito aperto il suo grande amico, il Cheat Engine, e non è riuscito a individuare dei parametri validi a fregare il gioco. L'unica cosa che abbiamo potuto fare è stato lo speed hack, che gli ha consentito di fare una cosa incredibile, di morire 15 volte in 20 minuti. Mi sa che sta rubrica 10 anni dopo diventa una rubrica su Cheat Engine. Donna. Aumenta la tensione. Ok, ho capito come girare. Non doveva andare così lo speed hack, eh? No dai, e stai giocando solo più veloce, stiamo perdendo il triplo del tempo. Non muore. Ah, vai di spada, vai. Prima una cuola, eh? Quindi, capolavoro assoluto? Capolavoro assoluto. No, dico, se si parla di giochi fatti con il culo, è un capolavoro assoluto, credo. Un culo lavoro. Credo imbattibile, anche perché certe cose non le abbiamo mai più viste. Il sasso che viene scagliato lontanissimo ma ti cade davanti ai piedi, quella è una cosa. Boh, quando aumenti il field of view vengono fuori ste chele di granchio che poi sono le tue mani. Quella cosa stuzzicadenti. Non l'abbiamo mai più viste quelle cose, non l'abbiamo mai più viste. Ma anche perché basta avere un po' di un occhio. Basta avere un occhio per capire che quelle cose sono brutte da vedere. Quindi ragazzi, il fatto di avere un gioco che ha perennemente attiva una sorta di dev console, perché quella è, cioè puoi cambiare in gioco, puoi cambiare il field of view. In gioco puoi cambiare la visualizzazione degli FPS. In gioco puoi cambiare cose che generalmente tu devi entrare in un menu specifico, delle opzioni avanzate e le cambi. Quindi è un gioco che lo sviluppatore lo stava facendo. A un certo punto ha detto: Madonna che merda che è venuto, mica mi va di finalizzarlo, lo metto su Steam. Ecco che cos'è. E poi col tempo con Steam Greenlight di porcate ce ne sono state una tonnellata, ma tutte, anche i giochi serbo-croati, avevano quel qualcosa in più che li rendeva un po' più giochi di Dark Shadows. Dark Shadows è proprio una bozza. Ci vediamo al prossimo gioco, veramente brutto.